Sembra la sede di un governo, questo palazzo di Zurigo. E in qualche modo lo è la sede della FIFA, il governo del calcio mondiale. Fondata nel 1904 da Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Svizzera, ha visto l'anno seguente l'adesione dell'Inghilterra, paese dove il calcio è stato inventato. Da allora la Federazione Internazionale delle Associazioni del Calcio non ha smesso di ingrandirsi. Oggi la FIFA è composta da 209 federazioni, è un'organizzazione più grande delle Nazioni Unite che contano 193 membri. La FIFA regna con mano di ferro sullo sport più popolare del pianeta. Si stima che almeno 500 milioni di persone nel mondo abbiano una qualche relazione con il calcio, dai tifosi ai manager delle squadre, passando ovviamente per chi il calcio lo gioca davvero. Missione principale della FIFA è tutelare l'universalità di questo sport, il rispetto delle regole e di scoraggiare la nascita di leghe e campionati indipendenti. L'evento più importante gestito dalla FIFA è la Coppa del Mondo, che si svolge ogni 4 anni e produce il più grande flusso di risorse, dell'ordine di centinaia di milioni di euro. Il conto in banca della FIFA è rifornito di circa 1.400.000.000 di euro, gran parte dei quali viene dalla riscossione dei diritti televisivi della Coppa del Mondo e dagli sponsor. Per esempio, i mondiali del 2010, organizzati in Sudafrica, avevano portato 2 miliardi e 200 milioni di euro in diritti televisivi. Diritti che rappresentano il 90% degli introiti per la Federazione Internazionale. Che cosa viene fatto con tutto questo denaro? Ufficialmente circa il 70% delle spese della FIFA va a profitto della promozione del gioco del calcio sotto forma di sostegno finanziario e di contributo a competizioni sportive.